Tante purtroppo sono ancora oggi le persone che ogni anno a causa di incidenti, malattie o intossicazioni entrano in coma, un profondo stato di incoscienza da cui ci si può risvegliare e uscire indenni, ma che in molti casi invece evolve in stato di minima coscienza o vegetativo, permanente e persistente. Immaginabili sono quindi le enormi difficoltà che devono affrontare queste persone anche una volta superata la fase acuta del coma, ma anche i loro familiari e i loro cari. Ed è proprio dall'esperienza di tre famiglie che nel 2016 nasce a Perugia l'associazione Mai Soli con l'obiettivo di fornire assistenza e cura alle persone in coma o stato vegetativo. Una finalità quindi di solidarietà sociale che l'associazione Mai Soli persegue promuovendo in Umbria la realizzazione di apposite strutture per l'accoglienza e la cura adeguata di pazienti con tali patologie. Noi come associazione almeno inizialmente non pretendiamo che venga costituita proprio una SUAP, diciamo una mini SUAP, cioè un nucleo all'interno magari di una struttura già esistente di almeno 10 posti letto dove poter assistere queste persone che sono in stato di coma appunto e vegetativo, dove ci sono letti adatti, personale adatto o dedicato, insomma ci sono tutte le strutture e i presidi per queste persone. Per la realizzazione dei suoi scopi, Mai Soli ha in questi primi anni attivato una rete di collaborazioni tra cooperative, associazioni, enti pubblici e privati, ma anche semplici cittadini. Tramite iniziative di sensibilizzazione, serate di solidarietà e convegni di approfondimento, Mai Soli sta quindi lavorando per sollecitare la Regione Umbria a inserire nel piano ospedaliero regionale strutture adeguate ad assistere persone in coma o stato vegetativo. Noi abbiamo bisogno di tanto sostegno. Di sostegno proprio di persone che ci aiutino a far capire quanto sia importante realizzare questi nuclei, quanto sia determinante per questi pazienti stare in ambienti idonei e noi speriamo che chi di dovere possa fornirci questa realizzare il nostro desiderio. Quando c'è un evento simile la famiglia è coinvolta sia a livello psicologico ma anche a livello fisico, a livello economico e quindi queste associazioni è fondamentale che ci siano, che operino nella nostra regione proprio per cercare di dare un'assistenza, un aiuto sia ai pazienti ma anche alle famiglie che li seguono.